Voglio portarti su un territorio, sai, quelli minati su cui ogni tanto io ti porto, no? Allora, un dirigente del Partito Democratico, un certo Gianluigi Piras, siccome la Isinbaeva, che è un'atleta russa, ha detto non ne posso più di sti leggi omofobe, sono dalla parte di Putin, si è schierata, insomma, no? Dicendo che con questo eccesso, no, di discussione sull'omofobia, si è schierata dalla parte, insomma, di Putin. E sto Gianluigi Piras del Partito Democratico ha detto: per me ti possono pure stuprare in piazza, come per dire, se non capisci che va fatta sta legge, no? Contro l'omofobia, ti possono stuprare in piazza, così almeno capisci che cosa vuol dire omofobia. Naturalmente polemiche, si è dimesso, come minimo. Ora io ti dico, ti faccio una domanda. Se a un certo punto io dico tutte le regioni in Italia sono uguali, giusto? Beh, è un principio, potrebbe essere un principio, No, non no, una no, realtà. no, aspetta, no, aspetta, fammi finire la tesi, così poi voglio la tua sintesi. Se io dico tutte le regioni in Italia sono uguali, è un principio tutto sommato accettabile, no? C'è la necessità poi di aggiungere un'ulteriore legge dove dico la Sardegna è uguale a tutte le altre? Non so se mi spiego. No, no, si In spiega. termini di comunicazione, se io ho già fatto una legge in cui dico tutte le regioni sono uguali, tutte le persone sono uguali, no? Perché io trovo la necessità di dire no, no, sì, tutte le regioni sono uguali, ma la Sardegna è uguale alle altre. Perché c'è questa necessità comunicativa, secondo te? La necessità comunicativa è porre l'accento sulla Sardegna, innanzitutto. Io voglio porre l'accento sulla Sardegna. È semplice, perché se dico che già sono tutti uguali, nel momento in cui dico che poi la Sardegna anch'essa è uguale, voglio porre l'accento sulla Sardegna, voglio porre l'attenzione sulla Sardegna, perché è chiaro che da un punto di vista del diritto è una ridondanza. Anzi, è un superfluo, però dal punto di vista del richiamare l'attenzione, del privilegiare in qualche modo, non è una ridondanza, è uno scopo ben preciso, non so se è chiaro. No, no, ma è chiaro, ma io per questo ti sto facendo queste domande, no? Cioè, mi sembra evidente. Per sviscerare il meccanismo comunicativo che c'è dietro. Perché non basta dire tutte le regioni sono uguali, che ho la necessità invece di individuare una regione per dire che è uguale alle altre? Cioè, Perché quindi tu hai voglio, la detto. voglio privilegiare rispetto alle altre. Innanzitutto voglio porre l'attenzione, voglio che qualcuno si chieda, che qualcuno si faccia caso che la Sardegna è più uguale degli altri. Ed evidentemente questo mi porterà poi probabilmente a fare anche dei provvedimenti che privilegieranno Ma io la qui ti Sardegna, visto che non volevo porre l'attenzione, capisci? qui ti volevo portare, infatti tu hai citato una famosa frase della fattoria degli animali, no? Quando io dico, tu hai detto, Non lo sapevo di aver citato una frase della fattoria degli animali. di Orwell, tutti sono uguali, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri. Ora, questo è il problema. Perché l'omofobo ha la necessità di farsi vedere che, no, scusa, non l'omofobo, ho sbagliato, pardon. Perché Omosessuale. l'omosessuale, qui lapsus freudiano, direbbe qualcuno, perché l'omosessuale ha necessità di ostentare la sua sessualità mentre gli altri no? E la cosa bella è che se gli altri minimamente dicono che gli dà fastidio questa ostentazione di questa omosessualità ai limiti eccessivi anche rispetto ai bambini, nelle scuole, nei programmi televisivi, nella comunicazione, addirittura passa per razzista, passa
passa per omofobo e non può dire la sua, ma non si è un po' invertita le parti, non c'è poi una dittatura al contrario. Allora, se io insisto che la Sardegna è, una volta che ho detto, tutte le regioni sono uguali, poi dico che la Sardegna è anch'essa uguale, io voglio imporre un'uguaglianza che nei fatti non c'è. Ma attenzione, non sto dicendo di uguaglianza nel senso di discriminante, sto dicendo proprio di differenza. Allora, uno per la donna mette al mondo dei figli, giusto? Ok, due omosessuali non possono farlo. C'è una differenza, sì, c'è una differenza. Non possono procreare, primo. È una roba naturale, non è che lo dico io, capisci? Qua arriviamo addirittura con questi discorsi a, come dire, a negare la natura. Quindi non possono avere figli. Allora, nel sentire comune queste robe qua ci sono sempre state, ma sono state considerate un po', come dire, va bene, uno è così, sarà in cavoli suoi. Adesso invece si vuole imporre, è una forzatura della natura, tutto sommato. Ti voglio dire che una coppia normale, tutto sommato, cioè una coppia omosessuale, è come una coppia normale. Cioè non è una donna normale in questo senso, no? Ma, francamente, tu già. Non lo capisco. Cioè, allora, tutta questa comunicazione è una evidente forzatura di imporre come uguaglianza una roba che non è uguaglianza. Ma io non sto parlando in termini di discriminante. Posso fare una forzatura? Posso fare una forzatura? Certo. Posso fare una forzatura? È un po' come certe verità storiche che, siccome non hanno fondamenti, per legge. Se li devono imporre per legge, e tra l'altro non puoi fare neanche discussione, non puoi fare revisione, non puoi fare studio, non puoi fare ricerca. Ma io, Elia, non volevo entrare in seno a quell'altro grande, a quell'altro grande argomento che tu stai citando, qual è il diritto naturale, di cui tra parentesi sono ampiamente d'accordo. Io volevo rimanere sull'aspetto comunicativo, sull'aspetto deleterio della comunicazione. Cioè, paradossalmente, questa ostentazione sta andando contro loro stessi, o sbaglio? Guarda, allora, cominciamo a distinguere. Io rispetto chi è omosessuale, su questo non c'è dubbio. Ma questo lo sottolineo anch'io. Anzi, io facendo dei corsi di comunicazione, alcune volte ci sono state delle persone che mi hanno avvicinato e mi hanno detto, senti, io ho questo problema, dovrei comunicarlo, non so come faccio. La prima cosa che ti chiede è perché avverti l'esigenza di comunicarlo. Poi, se avverti l'esigenza di comunicarlo, magari ti posso dare qualche suggerimento, eccetera, ma ci mancherebbe altro. Però il voler far passare con una legge, con un battage di comunicazione, con film, con programmi che vengono imitati, voler incrementare il numero di coloro che lo diventano, perché c'è anche questo. Intanto che quel discorso della sessualità latente in ognuno di noi, esatto, c'è un po' di donna, esatto, come in ogni uomo, insomma, ecco. Ma sì, vanno a stimolare delle robe, vanno a stimolare eccetera eccetera, oggi trovare dei modelli particolarmente accattivanti che vanno a tirar fuori una parte che evidentemente è sepolta, non lo so, ed è chiaro che uno stimolare continuamente, ma col passare degli anni, o 10 anni, 20 anni, finisco però Giuseppe, sì, questo diventa praticamente una seconda natura, capisci? No, ma è come la verità storica, capisci? No, dico che ci siano stati gli eunuchi è una cosa storica, millenaria, c'erano ai tempi degli egiziani, quindi nessuno nega questo tipo di evidenza, saremmo stolti a negare questa evidenza. Cioè, ci sono sempre stati e vanno rispettati come persone, lo ribadiamo fino alla noia. Il problema è un altro: se è vero che un bambino che nasce in Cina alla fine parlerà cinese, mangerà cibinesi, avrà una cultura cinese, penserà in modo cinese, vabbè, salvo rare eccezioni, ma parliamo di grandi numeri statistici, così pure se uno è nato in Russia, così pure se uno è nato in America. Qui si sta
e qui veramente la dico grossa col rischio che mi attiro l'odio, qui si sta tentando di creare una umanità geneticamente modificata, mentalmente geneticamente modificata, per creare un nuovo modello di umanità che sia, direi quasi che non possa più prolificare, non so se l'ho detta grossa, però... io credo una roba del genere. Allora, già è stato fatto di tutto per tirar fuori la parte più perversa degli esseri umani, è stato fatto di tutto. Perché noi già viviamo e ci riferiamo ai famosi protocolli. È stato fatto di tutto per tirar fuori il peggio dagli esseri umani. Se noi andiamo a prendere tutta una serie di cose che oggi sono considerate tra virgolette normali, ma che poi non sono normali nel senso che intendo io, perché poi questi non portano né alla felicità, né alla serenità, né a un cazzo, portano ad aggressività, a depressioni, a insoddisfazioni, capisci? La regola è sempre quella, se una certa roba mi porta verso la sopravvivenza anche dal punto di vista emotivo, psicologico, eccetera, vuol dire che è una scelta giusta, se mi porta a conflitti, a depressioni, a chiusure interne, a tutta una serie di cose, vuol dire che non funziona in una società che è stata volutamente depravata, perché l'essere umano si deve perdere dietro queste cose, deve sprecare le sue energie dietro queste cose, deve stare dietro certi modelli per non interessarsi veramente di roba importante. E questo è il concetto. E poi la depravazione, la famiglia che non esiste più, ma vabbè, ma qua mi ripeto, tanto ci siamo capiti, voglio dire. Quindi non c'è né omofobia, né un cavolo, non c'è niente. C'è a dire, ma perché devono imporre questa cosa? In realtà io sono a favore degli omosessuali nel momento in cui dico queste cose, perché mi sto mettendo in guardia che vogliono strumentalizzarli. Li hanno già strumentalizzati. Non capiscono. Le prime vittime sono loro. Non la devono chiedere a nessuno. È la libertà, tu la vivi in un modo discreto, non devi ostentarla. È come la ricchezza. Se lo senti non è una roba di è una roba pacchiana. No, ma vedi, dico questo. Anche è una cosa che non va ostentata, perché nel momento in cui te lo senti diventa vanità e non è più bellezza, è un'altra cosa. Ogni cosa di questo mondo è così, a mio avviso. No, ma vedi, l'altro giorno, perché io ho trovato modo di chiamarti come al solito fare le nostre chiacchierate, no? Così di sfogo, se vogliamo. Perché sono stato al ristorante con Giorgio Vitali, è un altro amico. Non posso dire dove, se non individuiamo il posto, eccetera, eccetera. Comunque siamo andati a un ristorante a Roma e c'era un maître, insomma, il capocameriere di sala, che a un certo punto ha cominciato a ostentare in una maniera proprio slabbrata, proprio eccessiva, ma posso, cioè, il suo essere omosessuale, no? E cominciandoci pure a raccontare, no, della serie, oh per favore questo, cioè, mi ha dato un enorme fastidio, ma io non ho avuto il coraggio di dire, la vuoi finire per cortesia? Perché ci può essere... Ha dato fastidio l'ostentazione. Certo, non la persona, ci mancherebbe altro. Dico, ma scusa, io sto mangiando. Stiamo parlando di altre cose, perché mi devi raccontare per forza la tua vita, la tua sfera sessuale, cosa ne pensi delle donne, che tra l'altro trattandole male e dicendone di più e di tutti contro le donne, ma io perché ti devo ascoltare? Cioè, perché tra l'altro se ti dico qualcosa devo pure passare per omofobo, cioè qui è il senso della misura che ormai è andato, e a me quello che mi preoccupa è che se poi ci fanno una legge, io non potrò più parlare della Sardegna, né bene né male. Non so se mi spiego. Ma è quello che si vuole. Allora, intanto analizziamo su che cosa si fanno le leggi. E si fa la legge sul non si può fare revisionismo storico. Non si può fare. L'omosessualità ormai è un argomento intoccabile. Tabù. Gli immigrati no, perché sei razzista. Non puoi fare certe ricerche storiche, anzi non puoi parlarne, con prova alla mano, perché sei antisemita. Allora, quando io mi rendo conto che ci sono leggi particolari così importanti, e dico ragazzi, ma qua c'è qualcosa che non quadra, purtroppo non si riesce a far capire. No, ma la cosa drammatica,
La cosa drammatica è che c'è tutta un'area, no? C'è tutta un'area che purtroppo coinvolge una certa sinistra da salotto, no? Che sponsorizza questi argomenti e li vede come liberazione, quando invece sono il primo passo per un'ingabbiatura ancora più pesante mentale. Non si rendono conto che andare a dire tutte le regioni sono uguali, ma la Sardegna è uguale agli altri, è un danno enorme per la Sardegna. Come per dire, poveretti, siccome sono una razza di sottosviluppati, andiamo a specificarlo meglio che la Sardegna è uguale agli altri, perché lo dobbiamo dire. Ma nel momento in cui tu lo dici, stai facendo un danno a loro stessi stai facendo un danno, o sbaglio? Certo, ma diciamo che Pannella e Sabonino hanno fatto proseliti, no? Perché loro erano perché si tipi di lotta per le libertà, i libertari, e non si capiva che in realtà era tutta una roba da strumentalizzazione. Adesso parte della sinistra mi sembrano più radicali con questi tipi di battaglie che non capisco se sono strumentalizzate. Vedi, questo è un po'... Come si fa? È un po' il discorso, no, che ci dicono a noi. C'è qualche bravo ragazzo che ci ascolta e fa, dice, ma per scusa se faccio il parallelo, fammi finire la tesi però. Allora ci dice, ma perché non vi iscrivete a qualche meetup e così vedete veramente di cosa si parla in questi meetup? Allora, il problema qual è? Che tu puoi anche iscriverti nei meetup, il problema è che tutto ciò che viene detto nei meetup, a parte che sono di origine americana e neanche voglio entrare in mezzo, non ha niente a che fare con ciò che viene deciso e sponsorizzato in alto. Magari tutto ciò che passasse per il meetup arriva in alto, e la stessa cosa succede alla sinistra. Cioè, la sinistra propaganda tutto un mondo sociale di uguagliasma, dei poveri, dei diseredati, degli omosessuali, dei più... Ci sei? Ci sono, ti ascolto con molta attenzione. Insomma, tutto un sociale da aiutare, quindi anziani, bambini, ragazze madri, eccetera, eccetera, ma di fatto cosa decidono nelle camere alte, i vertici del PD? Non ha niente a che vedere con ciò che si parla nei circoli nel territorio. Questo è il distacco tremendo che poi c'è tra la dirigenza e la base. Che ne pensi? Guarda, io ho lavorato nel sociale, ho fatto tantissima formazione nel sociale, anche agli assistenti sociali, ad altre strutture che si occupano del sociale, ho fatto anche della consulenza, e ti posso garantire che ci sono diverse tipologie di persone. Ci sono quelle veramente animate dall'aiutare, ma lo vedi che non si perdono in chiacchiere, cioè fanno delle azioni concrete, e gente molto, molto sintetica anche quando parla. Poi ci sono invece quelli che si riempiono di belle parole, e quando vai a vedere l'atto pratico non offrono né bene né niente, anzi voglio imporre il loro pensiero. Io ti devo aiutare, come dico io, tu devi stare zitto perché hai bisogno, eccetera eccetera. Qua mi sembra la stessa roba, c'è un gran parlare, ma dietro questo gran parlare che cosa c'è poi in effetti? A me piacerebbe questo andare a verificare. Mi sembra sempre un gioco da intellettuali bambini, cioè vengono dati in pasto degli argomenti alla base, ma anche ai grillini, degli argomenti come dire, sfogatevi, discutete tra voi, tanto non arriverete mai a niente, però avete l'illusione di parlare di cose che ritenete importanti. In alto però chiaramente seguono ben altre politiche, perché in alto si fa ciò che viene imposto dalle oligarchie, diciamo così, no? Certo. Quindi che cazzo serve? Serve semplicemente a tenere impegnate queste persone in interminabili discussioni, perché è chiaro che tu quando discuti prevalgono 3, 4, 5 tesi, e allora sono come i commenti, no? Da un commento ne nasce un altro, che arriva a 300 commenti, questi sono sfogati, ma non è cambiato niente. Perché sono parole, basta. Magari se uno di questi avesse prodotto qualcosa in maniera anche ordinata, mettendo insieme le varie ipotesi, il perché, argomentando, eccetera, sarebbe stato anche utile. E invece tu non capisci un cazzo, no, tu non hai capito, no, tu sei stesso ci etichetta pure, ma alla fine della fiera da questi commenti non nasce mai niente. Anzi, ognuno rimane della sua idea. Perché no, ma... il principio è questo. Io voglio discutere, ma voglio che tu sposi la mia idea, quell'altro voglio che sposi la tua idea,
E francamente trovare pensieri originali è sempre più difficile, ma non l'originalità a tutti i costi, l'originalità nel senso di tuo, l'hai veramente pensato tu. E invece no, allora io ho fatto il video sulla massoneria, era chiaramente un video provocatorio, mettiamo fuori legge la massoneria, bene. Il Grillino ha detto, ma come si fa, perché? Boh, vabbè. Se l'avesse fatto Grillo questa proposta, secondo te cosa avrebbero detto i Grillini? E la parla altro, c'è chi mi dice, ma tu sei utopico. No, io non sono utopico. C'è chi è partito tanti anni fa dicendo di voler e pianificando di voler dominare l'intero pianeta, mi pare che ci stia anche arrivando, magari avessimo un po' più di utopia, magari avessimo dei grandi sogni in testa. E che non abbiamo, guardiamo un centimetro dal naso e ci perdiamo in queste chiacchiere del cavolo, omofobia, momofobia, ma dove sono i morti per strada? Dove sono questi attentati? Dove sono queste cose? Ma ci sono omicidi di imprenditori, e allora facciamo una legge a tutela degli imprenditori, diamo gli sostegno di ogni tipo, cioè certo. Sono quelli che, e invece no. No, ma infatti, come il femminismo ormai è risaputo, no? Fu creato a tavolino, certo. A tavolino per vendere doppie sigarette, per vendere doppie lavatrici, eccetera, eccetera, quindi perché il divorzio aumenta il PIL? Perché era un doppio affitto, una doppia bolletta, una doppia casa, una doppia lavatrice, un doppio frigorifero, eccetera, eccetera. Ora, anche gente lasciata allo sbaraglio, anche figli che poi sono, no, naturalmente crescono con delle insicurezze particolari, guarda, eccetera. Riflettevo l'altro giorno, no? Che proprio in virtù di quel parassita che noi abbiamo nella nostra mente, un parassita che ci blinda la libertà individuale, e che a un certo punto è governato dalla paura che viene trasmessa giornalmente. L'insicurezza è la migliore forma economica, di stimolo economico che possa esistere. Io dicevo, no, l'altro giorno mi hanno rotto il vetro della macchina, allora l'assicurazione ci guadagna, quello che cambia il vetro ci guadagna, quindi è meglio che ci sia insicurezza che sicurezza. È meglio creare la divisione, perché nella divisione cresce più il PIL, si muove di più, l'insicurezza fa crescere il PIL, la sicurezza no. Perché c'è bisogno di più guardie private, c'è bisogno di più allarmi, c'è bisogno di più. Fa crescere il PIL l'insicurezza, è una macchina economica, uno stimolo per la macchina economica da paura. Quando tu fai crescere queste leggi sull'omofobia, cosa stai creando? Stai creando insicurezza, perché significa che non puoi gestire la sicurezza in un'altra maniera, o sbaglio? No, ma sono d'accordo, chiaramente, lo ripeto, è una roba strumentale. Gli omosessuali dovrebbero loro ribellarsi contro queste forme di etichettare, perché poi li stanno etichettando. Strumentalizzando, no, ma tipo una specie rara che devo proteggere, capisci? Cioè, ma è così, io fossi omosessuale, mi rifiuterei. Io la voglio vivere come la voglio vivere, non voglio mica ostentare, non voglio mica tutto questo gancan, non voglio mica imporre, come, ma io non vado in giro dicendo sono eterosessuale, ma che cazzo di discorso è? Ognuno è come etero, tiene punte pasta. Invece, ma non lo capiscono, io veramente, a me dispiace per gli omosessuali che non capiscono questa cosa. E inoltre, le prime vittime saranno loro di questa legge. Certo, e inoltre purtroppo non riusciamo a capire che tutto questo gran can, tutta questa comunicazione e anche film che saranno sempre più numerosi, e musiche, okay, e letteratura, eccetera, eccetera, finirà con lo stimolare una parte perversa che c'è in ciascuno. Poi dove è più forte, dove è meno forte, dove proprio non si risveglia manco con le cannonate, c'è anche questo, no? Quindi perché si vuole distruggere l'essere umano, non l'hanno capito, la distruzione dell'essere umano, la sinira, ma fate buona lettura chi ti ascolta, porca miseria, sono indispensabili per capire queste cose.
Vabbè, dai, Giuseppe, abbiamo divagato questa mattina. No, va bene così. Un caro saluto, no, ti dico che io sto viaggiando, o giusto sto in una zona che non conosco, c'è un po' il navigatore, un po' le strade, quindi alcune volte mi perdo anche con i discorsi, perché devo, poi c'è come dire, friggere, friggere il pesce e guardare il gatto. C'è un po' poi c'è quell'amico che ti chiama e ti rompe le scatole. Va bene, dai. No, guarda, ad averne amici così, veramente, perché alcune volte, guarda, me lo dicevo anche ieri sera, cioè, il sapere di più in qualche modo ti porta a essere un po' isolato, ti porta a essere un po' isolato, perché a sentire certi discorsi veramente che fa la gente, io mi sembrano dei bambini, ma non per offendere, mi sembrano dei bambini a cui è stato dato un cartolino questi. Su questo ti do ampiamente ragione, perché io mi rendo conto che più leggo, più adesso passerò per presuntuoso, io sono un premetto che sono un ignorante da paura, però mi rendo conto che più leggo libri, più mi trovo meno gente con cui parlare. Su questo quindi ti do perfettamente ragione. Guarda, ieri una scena che mi ha colpito talmente tanto, mi ha profondamente addolorato. C'erano delle donne che c'era una bambina, avrà avuto 3-4 anni, e giocavano con questa bambina. Cioè, allora, ben bacino, che cosa è questo? Come? Cioè, a parlare con questo modo, ma tu stai mica educando una scimmia, capisci? Allora, su queste cose dovremmo stare attenti, all'educazione, come si forma la mente di un bambino, che cosa sarebbe importante, che cosa invece su sta roba qua c'è un'ignoranza enorme. Ma guarda, lo diceva già la Montessori tantissimi anni fa, che non bisogna ripetere le parole sbagliate dei bambini. Invece gliele ripetono. Ma perché neanche i genitori sono stati educati ad educare bene i bambini? Questo è il problema. Io mi chiedevo, ma un bambino così, ma come cavolo? Ma perché l'educazione viene ormai delegata dagli stessi genitori alla televisione. Tiè, mettiti là davanti con i chips e i popcorn e non rompere le balle. Va bene, no, dai. È proprio così, va bene, dai. Ciao carissimo, ciao. Ci sentiamo, magari poi ci sentiamo, dai, ciao.